Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Incidente stradale questa notte in via Cavendisala a Milano. Per cause in corso di accertamento, un SUV è andato fuori strada e nell'impatto il conducente, un uomo di 61 anni di Ispinea, sarebbe morto sul colpo. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 con le ambulanze, i quali hanno potuto solo constatare il decesso dell'uomo. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco e i carabinieri, i quali hanno raccolto gli elementi necessari per ricostruire la dinamica dell'incidente. Stando alle prime informazioni, si sarebbe trattato di una fuoriuscita autonoma del SUV, senza il coinvolgimento di altri veicoli. L'intervento dei vigili del fuoco alle 9:15 di oggi, martedì 6 agosto, per un incidente frontale tra due auto lungo la strada statale 14 via Triestina, zona aeroporto di Venezia, 4 le persone ferite. I vigili del fuoco accorsi dalla centrale di Mestre hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi e coadiuvare il personale del 118 per i primi soccorsi alle due donne e ai due uomini rimasti feriti, ma venuti fuori autonomamente dalle auto. I feriti, dopo le prime cure sul posto, sono tutti stati trasferiti in ospedale. Sul posto la polizia locale per i rilievi del sinistro. L'intervento dei vigili del fuoco è terminato dopo circa un'ora. Cambiamo argomento. Anche la città di Venezia si unisce al ricordo della prima bomba atomica esplosa il 6 agosto 1945 su Hiroshima. Si rinnova così il patto di amicizia e collaborazione tra le due città sottoscritto lo scorso novembre a Ca' Farsetti. Un accordo pluriennale che ha tra gli obiettivi quello di aiutare ad approfondire la comprensione reciproca e l'amicizia tra i cittadini, promuovendo la pace nel mondo. Si tratta di un patto siglato tra due città ricche di storia, due città nate sul mare, che custodiscono importanti patrimoni mondiali riconosciuti dall'UNESCO. Così, oggi anche Venezia è simbolicamente presente al Parco della Pace di Hiroshima, insieme alle altre città e agli Hibakusha, i cosiddetti sopravvissuti. Ultima pagina. Il corso di laurea in infermieristica dell'Università di Padova, sede di Portogruaro, si arricchisce di nuove borse di studio per gli studenti meritevoli dell'anno accademico 2024-2025, grazie infatti ai contributi economici elargiti dalla Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, da Confartigianato San Donà di Piave e Confartigianato Veneto Orientale. Nel prossimo anno accademico verranno consegnate altre due borse di studio in memoria nel caso specifico di Cinzia Luison, vittima di femminicidio. E oltre a queste verrà consegnata anche una borsa di studio, altra novità, in memoria di Antonio Martin, il giornalista del settimanale diocesano Il Popolo, che per anni ha seguito con i propri articoli l'evoluzione del corso di laurea in infermieristica sede di Portogruaro. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.